Sette giorni in consiglio. Nel corso della settimana si sono svolte alcune riunioni di commissione, la quarta sul piano di rientro in sanità, la prima per le comunicazioni dell'assessore sul collegato alla finanziaria, la seconda sul trasporto pubblico locale e la sesta sull'ipotesi di istituzione di una fondazione per gestire il sistema culturale piemontese. Ufficio di Presidenza, Capigruppo e consiglieri hanno ricevuto a Palazzo Lascaris i rappresentanti di associazioni e comitati sulle prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza. In ascolto delle voci dei luoghi. Parte domenica 7 luglio dal Colle dell'Iss la rassegna teatrale Voci dei luoghi. Guerra e Resistenza 1940-1945, Lettura e Musica 2013, nel 70° anniversario dell'inizio della lotta di liberazione. L'iniziativa promossa dal Comitato regionale Resistenza e Costituzione con il Comitato della Provincia di Torino e l'UNCEM è stata presentata a Palazzo Lascaris. Sono 17 le rappresentazioni che toccheranno tutte le province del Piemonte, coinvolgendo le compagnie teatrali Assemblea Teatro, Accademia dei Folli, Tecnè e Compagnia 3001. Iris tra botanica e storia. Fino al 28 agosto, nella sala incontri dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale del Piemonte, a Torino, la mostra Le Iris tra botanica e storia, realizzata dal Museo regionale di Scienze Naturali. La rassegna fotografica, dedicata alla collezione di iris del Giardino Botanico Rea, analizza le caratteristiche di questo straordinario fiore dell'arcobaleno, racconta la storia delle più famose ibridatrici italiane e propone illustrazioni ad acquarello di alcune iris spontanee del Piemonte. Realtà aumentata. Non più pagine stampate statiche, ma la possibilità di associare alle parole e alle immagini contenuti extra che arricchiscono la fruizione del messaggio. Video, foto, link, interazioni. Da questo numero di notizie il lettore entra nella realtà aumentata. L'applicazione gratuita, scaricabile dall'Apple Store e da Google Play, consente di accedere ai contenuti aumentati di alcune fotografie. Anche la facciata di Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale, è riconoscibile. Inquadrandola con AR Code fornisce ai cittadini una serie di contenuti multimediali interattivi legati all'attività dell'Assemblea e al patrimonio artistico. Bacheca in biblioteca. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale ha allestito, in collaborazione con la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, un progetto di presentazione di pubblicazioni di pregio. Si tratta di una bacheca che espone le riproduzioni di volumi antichi e rari curate dal Consiglio regionale, i cui originali sono conservati nella biblioteca stessa. Tra le opere esposte, la geografia di Francesco Berlinghieri e Stirpio Micones del Peiro Leri.